Mister Pisano, allora una vittoria, tre punti che ci consentono di rimanere avvinghiati, ancorati alla classifica, anche in considerazione del fatto che ci sarà anche adesso l'incontro-scontro tra Fronti e Rombiolese. Sì, non so adesso cosa hanno fatto perché giocavano anche oggi, quindi non vi so dire il risultato, però noi non guardiamo queste cose, non stiamo guardando la classifica, non siamo partiti per stare nelle prime posizioni, quindi il nostro è un cammino che deve andare avanti così, fatto di buone prestazioni e di miglioramenti di partita in partita. Oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché avevano cambiato tantissimo loro e quindi sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata come gli ultimi risultati potevano far pensare. E nel secondo tempo siamo usciti abbastanza bene, anche se ovviamente non sono contento della prestazione. Quindi nella vita, come nel calcio, dico, come nella vita, mai prendere sotto gamba l'avversario, per dire, gioca la prima contro l'ultima in classifica, quindi sarà una passeggiata. No, sono delle trappole perché nel calcio purtroppo quando la squadra, anche se ultima in classifica, gioca contro la prima, la seconda, comunque le forze si raddoppiano, mentre possono venire meno proprio le forze di chi dovrebbe essere più forte in campo e quindi si equivalgono poi i valori ed escono partite come quella di oggi dove noi abbiamo dovuto sudare le proverbiali sette camicie per vincere questa partita, ma mi fa piacere il fatto che i ragazzi siano stati bravi a cambiare in corsa, comunque un atteggiamento che all'inizio non mi era piaciuto, però è fisiologico perché noi onestamente 33 punti in 14 partite prima di iniziare questo campionato, nessuno di noi avrebbe mai potuto pensare di fare questo bottino così ampio, noi però non ci accontentiamo e vogliamo andare avanti. Allora mister, ci troviamo con due adesso tra gli allenatori che adesso diranno per vedere che cercheranno di portare un pochettino, di risollevare questa squadra che oggi ha fatto una partita dignitosa, ha tenuto testa almeno per il primo tempo e per buona parte del secondo tempo a una squadra che è una delle prime in classifiche. Sì, complimenti al Montepaone e a mister Pisano. Complimenti a questa nuova struttura del Soverato anche che in settimana già cominciamo a lavorare per tutto il girone di ritorno. Credo che comunque la prestazione oggi del Soverato è stata ottima finché ha retto il primo tempo, dopodiché chiaramente sono entrati ragazzi che non hanno mai giocato insieme, comunque sia abbiamo fatto un'ottima prestazione. Io volevo accennare anche questo discorso nostro con il Soverato perché noi abbiamo una struttura, diciamo, giovanile dove abbiamo una scuola calcio in Argentina con Tato Sabadini e cercheremo di portare nel nostro comprensorio più quantità e qualità. Quindi mister Sabatini, c'è il tempo adesso? Sì, noi insomma ci hanno chiamato e hanno detto se gli davamo una mano, abbiamo dato la nostra disponibilità. Oggi si è visto già che determinati ragazzi che abbiamo inserito insomma hanno fatto la loro figura. Sai, quando si fanno le cose all'inizio del campionato è meglio, insomma, perché adesso sai è anche difficile trovare, però bene o male insomma abbiamo determinati giocatori che possiamo sperare bene per il futuro, ecco questo, e io dico che se ci ascoltano potremo fare buone cose e potremo portare il Soverato insomma anche in una categoria che merita.